Una decina di agenti, coordinati dal comandante della Polizia Municipale di Pescara, Carlo Maggitti, e dal coordinatore del nucleo antidegrado, il maggiore Danilo Palestini, hanno passato al setaccio stamani le aree verdi a ridosso del terminal bus a Pescara, zone in pieno centro cittadino dove quotidianamente bivaccano sbandati senza fissa dimora e piccoli spacciatori. Comandante Maggitti, controllo straordinario dei suoi uomini qui nelle aree di risulta della stazione. Sì. Diciamo che accade spesso che facciamo questi controlli, ovviamente con la nuova amministrazione gli stessi andranno ancora di più tenuti, posti in essere, e per questo abbiamo chiesto e stiamo cercando di ottenere per l'estate anche più personale stagionale. Purtroppo questa è una delle aree centrali e spesso appare ricoperta da degrado, da gente che dorme qui, gente che soprattutto fa i propri bisogni in questa zona che è centralissima e che quindi va preservata come le altre e più delle altre. Sul posto anche il sindaco di Pescara Carlo Masci, il quale ha sottolineato che tali controlli saranno ripetuti sistematicamente per ridare decoro e sicurezza alla città. Signor sindaco, per garantire questa presenza c'è bisogno però di ulteriori uomini, lei si sta attivando anche per questo? Sì, arriveranno altri vigili stagionali nel breve periodo, la settimana prossima ci sarà una riunione al Ministero proprio per valutare la nostra richiesta di 30 vigili ulteriori su Pescara, penso che la proposta verrà sicuramente accolta e questi vigili saranno per strada a rappresentare il comune e a difendere i cittadini per bene come deve essere, e quindi pensiamo di avere un'estate più tranquilla e più sicura, ma già stiamo partendo con il discorso delle telecamere, perché le telecamere sono essenziali in una città come Pescara. Io voglio un territorio totalmente controllato. Interventi come quello di stamani sono stati accolti favorevolmente dagli utenti che quotidianamente stazionano nella zona in attesa dei bus urbani. Non ci sentiamo affatto sicuri. Oggi tutta l'area è stata pulita e sono stati allontanati quei soggetti pericolosi. Dovrebbe essere sempre così, hanno sottolineato alcune signore in attesa del bus. I controlli intanto si ripeteranno per tutta l'estate, in quanto, ha sottolineato infine il sindaco Carlo Masci, Pescara deve tornare ad essere una città elegante, pulita e sicura, così come le era alcune decine di anni fa.